Buonasera e bentornati qui sull'Isola di Pasqua, in questo luogo di scoperta dove temi importanti, spesso scarsamente diffusi, vengono invece esplorati da molti punti di vista. Nell'incontro di oggi parliamo delle esperienze di premorte, meglio note in termini scientifici come Near Death Experience, che stanno conoscendo un interesse crescente. Trascurate nel secolo scorso e archiviate come fenomeni pseudo-paranormali o afferenti a patologie psichiatriche, le NDE, secondo recenti studi, presentano una precisa epidemiologia. Sono state misurate e non sono eventi così labili e sporadici come si potrebbe invece immaginare. Per molti medici rimangono un fenomeno incomprensibile e sconosciuto, perché solleva molti interrogativi fondamentali. Come si può avere una consapevolezza lucida all'esterno del corpo proprio quando il cervello non funziona più e il paziente è clinicamente morto? Oggi qui sull'Isola di Pasqua ospitiamo il professor Enrico Facco, docente di anestesiologia presso l'Università degli Studi di Padova, specialista in neurologia ed esperto di terapia del dolore, agopuntura e ipnosi clinica. È autore di circa 200 articoli su riviste scientifiche e 93 abstract in proceeding di congressi nazionali e internazionali. Ha pubblicato 3 monografie: Biologia molecolare dello shock, Il trattamento del paziente neurocritico in coma e esperienze di premorte. È sì un uomo di scienza, ma anche grande esperto di medicina tradizionale cinese, un grande appassionato di storia, di filosofia occidentale e orientale e di taoismo. Nel suo libro Esperienze di premorte, scienza e coscienza, al confine tra fisica e metafisica, ci offre un'analisi accurata degli elementi scientifici, psicologici e filosofici che ci aiutano a comprendere la natura delle NDE, quindi l'enigma fondamentale della condizione umana. E diciamolo, lo fa sfidando lo scetticismo di parte della comunità scientifica e i limiti della ragione. Ma io credo che fondamentalmente la conoscenza come capacità di comprendere la realtà è una sola. Poi si espande in mille rivoli che sono sia culturali, quindi le diverse culture che hanno rappresentazioni diverse della stessa realtà a cui partecipiamo, e qui c'è un problema anche importante di comprendere realmente quello che altre culture o cose del passato ci dicono, perché a volte veniamo confusi anche dall'uso dei termini, perché le stesse parole o il modo di formalizzare i contenuti può essere diverso, addirittura gli stessi termini possono avere anche significati opposti. Questo richiede una grande attenzione nell'approcciare a culture diverse. In questo campo un pioniere è stato il dottor Raymond Moody, un medico e filosofo che ha iniziato il suo lavoro da scettico e oggi è fermamente invece convinto della realtà della vita dopo la morte. Il suo libro Life After Life del 1975, considerato l'opera classica che ha aperto questo campo della ricerca moderna, è stato seguito da altri 2 nel 1983 e nel 1988. A partire dal 75 sono stati condotti diversi studi in molti paesi, al punto che oggi esistono diverse associazioni e riviste internazionali dedicate all'indagine degli studi sulle esperienze di premorte. Ma le NDE non sono affatto un fenomeno moderno. Allora, le esperienze di premorte esistono da sempre. Se lei pensa, il libro dei morti egiziano, che è del terzo millennio avanti Cristo, già considerava l'idea che l'anima si staccasse dal corpo alla morte, tutta la ritualità egizia lo fa vedere molto chiaramente con una precisa convinzione di questo tipo, in cui l'anima sotto forma dell'uccello Ba lasciava il corpo. Tutta la tradizione culturale di tutto il mondo ha questa idea del fatto che la vita non finisca qua, indipendentemente dal fatto che nessuno può dimostrare nulla e quindi rimane in un terreno di speculazione filosofica. Il libro tibetano dei morti, che è di circa il VII-VIII secolo d.C., questo nella cultura orientale, che è uno splendido libro che è dedicato tanto al fatto del passaggio della morte, della possibile reincarnazione o del raggiungimento del Dharmakaya, quanto è un libro di psicoterapia vero qui ed ora, perché fa riferimento a tutto il nostro modo di evolvere, andare avanti o di regredire, tornare indietro. E come del resto la Divina Commedia di Dante. Se ne pensa, secondo me, personale mia opinione, quindi con quello poco che può valere, non è tanto un poema religioso, sì, lo è. Ma quello che conta è che è psicoterapia,
è un poema alchemico di trasformazione di se stessi verso l'illuminazione. L'unico atteggiamento corretto è quello di esaminare il fenomeno senza pregiudizi, per determinare se le esperienze di premorte siano una sorta di leggenda metropolitana, oppure siano un fenomeno reale e degno di essere studiato. In tal caso deve esserne valutata l'incidenza, l'eziologia, la fenomenologia, i meccanismi e il significato in termini scientifici. Il metodo adottato dal professor Facco è quello classico, scientifico, galileiano, delle sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni. Nel XX secolo sono state descritte per primo da Moody Jr., che nel 1970 ha fatto una lunga raccolta di racconti di pazienti che avevano queste cose, e da lì è partita la concezione moderna di quelle che vengono chiamate oggi near death experiences in inglese, cioè NDE o esperienze di premorte. Da allora si è stata fatta parecchia strada, perché sono una mole enorme di lavori rigorosamente medici, scientifici, non di stampo filosofico religioso, senza togliere nulla alla parte filosofico religiosa, per cui oggi sono un fenomeno ben conosciuto, ne sono stati descritti migliaia di casi, una precisa fenomenologia, sono assolutamente indubitabili, sono un fatto, e i fatti non vanno negati perché sembrano strani rispetto alle teorie che abbiamo adottato. Quello che cambia e su cui si può discutere, e ci sarà da fare molto lavoro ancora, è l'interpretazione corretta di questo fenomeno così intrigante, perché la prima cosa che suggerisce è che ci sia una continuazione della vita oltre la morte, ma non è dimostrato, non è una prova, forse un indizio benché vada, ma è semplicemente un fatto che esiste, che va capito. Nel libro Esperienze di premorte il professor Facco descrive la fenomenologia delle NDE in maniera puntuale e circostanziata, attraverso la raccolta di 20 testimonianze provenienti direttamente dai protagonisti, oltre che catalogate e misurate secondo la scala di Grayson, un valore che si ottiene formulando una sequenza standard di domande. A prescindere dunque dalle convinzioni religiose e dal background culturale di ciascuno di noi, quello che possiamo vedere in determinate circostanze è simile ed è sempre un momento di grande energia e positività, caratterizzato da una luce molto intensa ma non accecante, dalla rivisitazione in rapida sequenza della nostra vita e dalla totale assenza di percezione dello scorrere del tempo. Allora, gli elementi più frequenti sono la visione di un tunnel con o senza una luce in fondo, dopodiché uno esce dal corpo, vede il suo corpo dall'alto e vede che lo rianimano. Passato il tunnel entra in un paesaggio, potremmo chiamare trascendente, non quello normale, dove la luce non è quella del sole né quella artificiale, è qualcosa di totalmente diverso, in cui possono avere i pazienti riferire degli incontri con entità superiori normalmente non definite. Qualcuno riporta iconografie della religione di appartenenza, come dire ho visto la Madonna, Gesù piuttosto che Padre Pio, eccetera, ma questi sono una strettissima minoranza e vengono visti anche dagli atei. Poi ci può essere un colloquio con parenti o amici defunti da cui hanno delle informazioni. Un altro elemento frequente è il fatto che c'è qualcuno che dice adesso tu stai bene qui ma non puoi stare qua, la tua missione non è finita, devi tornare indietro. Questa è una cosa che io ho trovato più, diciamo, drammaticamente rappresentata, per esempio, da madri di bambini piccoli, in cui c'è il profondo dovere di quello che devi fare, che non puoi stare lì anche se lì stai benissimo. C'è qualche raro caso che si è anche lamentato con l'anestesista, perché l'aveva rimato che stava molto meglio prima che non svegliarsi in rianimazione pieno di tubi di scappamento, cateteri e tutto il resto. Poi c'è una revisione olografica della propria vita in cui non ci sono gli elementi importanti, cioè mi sono diplomato, il matrimonio, la prima comunione, chissà che cosa, la carriera, eccetera. Sono fatti di vita di tutti i giorni che vengono rivisti come una sorta di sintesi olografica in un attimo di tutta la vita. Poi non tutti hanno tutte gli elementi, quelli più conosciuti, ognuno ha la sua esperienza, quindi ci possono essere variabili individuali. Queste sono quelle più frequenti. Faccia conto, l'esperienza di uscita dal corpo è tra il 60 e l'80% dei casi, delle esperienze un po' intense. E quello che conta è che queste esperienze ce le hanno tutti, in tutte le culture, a tutte le latitudini, a tutte le longitudini. Quindi possiamo definirle delle esperienze universali, usando il linguaggio junghiano potremmo dire archetipiche, come parte dei fondamenti della nostra psiche, e il problema è poi capirne realmente la portata oltre
il fenomeno che questo è e da qui non si scappa. Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che le NDE si verificano in tutte le culture e si sono verificate in ogni epoca storica, che riguardano sia i giovani che gli anziani, persone di ogni ceto sociale, coloro che nella vita hanno sviluppato una dimensione spirituale e coloro che non professano alcuna fede. Ci sono parecchi esempi di persone che hanno sperimentato un NDE in un momento in cui non sapevano nemmeno che esistesse un fenomeno di questo genere. Continueremo a parlarne qui sull'Isola di Pasqua subito dopo la pausa pubblicitaria. Non andate via, io vi aspetto. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica dentale. Cresciamo insieme a voi. Bentornati sull'Isola di Pasqua. Ci siamo lasciati parlando di esperienze di premorte a tutte le latitudini e in tutte le culture. Secondo uno studio apparso sul The Lancet nel 2001, la metà dei pazienti che hanno vissuto una NDE hanno raccontato di essere consapevoli che erano morti, ma riferirono soltanto emozioni positive. Il 30% ha raccontato l'esperienza del tunnel, osservato un paesaggio celestiale o luminoso, oppure immense praterie, ed incontrato persone decedute. Il 13% ha passato in rassegna la propria vita e l'8% ha percepito la presenza di un confine. Quello che è interessante è che ci possono essere delle differenze etniche, no? Per esempio tra i Mapoche e tra gli Hawaiani l'incontro con i parenti defunti per lo più viene rappresentato nel cratere di un vulcano, perché questa è la loro cornice, no? Oppure i buddhisti Hinayana, in cui una delle preoccupazioni durante l'esperienza era quella che, uscendo dal corpo, di non vedere, non attaccarsi a quelli che saranno i futuri genitori in una nuova reincarnazione, perché questo potrebbe peggiorare il loro affrancamento dalle reincarnazioni. Allora, ci sono degli aspetti culturali, però sono secondari. La struttura e gli elementi fondamentali potremmo dire che sono universali, e questo li rende abbastanza interessanti. Anche perché se fosse solo un problema di disregolazione neurologica prodotta dal danno cerebrale, questo sarebbe quello che noi osserviamo in rianimazione, che è il delirium del paziente quando si sveglia. E il delirium ha una fenomenologia completamente differente, è una cozzaglia di caleidoscopica di impressioni in uno stato di profonda angoscia che il paziente dimentica come esce fuori dal delirio. Ci sono studi longitudinali che fanno vedere che questo ricordo rimane stabile e ben rappresentato anche a distanza di 10-20 anni. Non c'è una rielaborazione che le alteri in maniera sostanziale. Le esperienze di premorte sono descritte in 5 stadi: sensazione di pace, separazione dal corpo, ingresso nell'oscurità, visione della luce, ingresso nella luce. È stato valutato che il 60% dei soggetti torna dopo aver sperimentato la prima delle 5 fasi descritte e soltanto un 10% torna dopo aver raggiunto il 5° stadio. In linea generale le esperienze di premorte vengono descritte come piacevoli, così da mettere in moto cambiamenti personali che portano a un miglior apprezzamento della vita, a una diminuita paura della morte, a una ridefinizione in senso più partecipe del proprio modo di porsi di fronte agli altri. Dimostrare che quando uno ha un'esperienza durante quella di premorte corrisponde alla realtà è difficile, ma c'è uno studio molto bello che è lo studio AWARE pubblicato su Resuscitation nel dicembre 2014, quindi studio prospettico rigoroso, multicentrico, con tutto uno staff di medici, cardiologi, psichiatri, che in tempo reale hanno valutato questi pazienti e hanno trovato un'incidenza di circa l'1,5% di esperienze che si riesce in tempo reale a testimoniare e verificare. Mentre in letteratura ce ne sono almeno un altro centinaio, ne ho avuto anch'io alcune,
potenzialmente verificabili, ma che non puoi fare se non lo fai in tempo reale, perché se è passato del tempo non trovi più il modo di verificare cosa è successo e se l'impressione è stata veridica. Di questo c'è un paziente che va improvvisamente in arresto cardiaco, dall'alto vede il suo corpo rianimato, vede che c'è un medico che lui non ha mai visto prima, un po' tarchiato, col berretto blu e la vestaglia da sala operatoria, messo un po' sulle 23, per cui riesce a capire da questo che lui è calvo, che lo rianima, poi viene preso da una signora che lo chiama in un angolo della stanza e finisce a fare la sua esperienza in questo scenario di aspetto trascendente, un po' surreale, per poi sentire una voce metallica che dice shock the patient, shock the patient. Dopodiché si risveglia e l'infermiera dice oh, è di nuovo tra loro, si era addormentato, e un po' minimizzano le cose così. Hanno intervistato il paziente, chiamato lo staff, fatto tutta la verifica in tempo reale di tutti gli elementi e lui ha riconosciuto chi lo aveva rianimato, che non l'aveva mai visto prima, e lo shock the patient, la voce metallica, era la voce del defibrillatore automatico. Allora, il protocollo cosa prevedeva? Il paziente aveva un arresto cardiaco, fai 2 minuti di massaggio cardiaco e ventilazione, poi ti fermi perché la macchina deve fare l'analisi del ritmo per decidere se defibrillarlo. 1 minuto di fermo di rianimazione, quindi anche con un cervello totalmente non perfuso neanche dal massaggio cardiaco, alla fine del quale, fatta l'analisi del ritmo e deciso che era fibrillazione ventricolare, il defibrillatore automatico ha questa voce metallica che dice shock the patient, cioè fai la defibrillazione. Quindi da questo hanno stimato che il paziente ha avuto almeno 3 minuti di coscienza perfettamente lucida e conservata durante il resto di circolo, cosa che per il momento è incompatibile con quello che noi tradizionalmente sappiamo della fisiologia cerebrale, perché normalmente nel giro di 10, 15, 20 secondi al massimo l'EEG diventa piatto e non hai più esperienze. Le NED sono associate ad alterazioni dello stato di coscienza e apparentemente alla sua completa abolizione, come nel caso dell'arresto cardiaco, del coma o dell'anestesia generale. Sono inoltre caratterizzate da contenuti trascendentali, comprendenti la netta percezione di essere in una dimensione diversa da quella ordinaria della vita terrena, di aver abbandonato il corpo fisico ed oltrepassato i limiti del proprio io. Allora, questo è un fenomeno che può avere una spiegazione almeno parziale neurofisiologica, nel senso che tutte le informazioni multisensoriali vengono integrate prevalentemente qui nel giro angolare destro, a livello del confine parieto-temporale destro. Se altri di questo, perché è da qui che nasce la prospettiva da cui io vedo, può cambiare la prospettiva di visione. Questa è una capacità che noi abbiamo anche in fisiologia, senza scomodare le esperienze di premorte. Ci sono degli studi che dimostrano che fino al 26% della popolazione non clinica, almeno una volta nella vita, ha avuto un'esperienza di uscita dal corpo, che può avvenire spontaneamente durante un esercizio di yoga, piuttosto che in fase di addormentamento e quindi come concetto di allucinazione ipnagogica, ma anche in condizioni completamente diverse e fisiologiche. Sono facilmente inducibili in ipnosi, noi abbiamo uno studio che abbiamo pubblicato 2 anni fa, in cui abbiamo fatto monitoraggio elettroencefalografico e indotto le esperienze di uscita dal corpo in ipnosi, con tutto quello che c'è anche di piacevole nel fatto di farlo. Qualcuno ha avuto un attimo di paura, nonostante avesse dato il consenso allo studio, quindi è rimasto un po' a metà strada fra il dentro e il fuori. Tutti gli altri sono usciti e tutti con sensazioni di una pace profonda, di un benessere estremo, di un senso di liberazione, di libertà incredibili, che mi faceva pensare a quando Platone diceva che l'anima è imprigionata nel corpo. E in questi pazienti, in ipnosi, durante l'uscita dal corpo, effettivamente si modificava molto l'attività rapida in regione parieto-temporale destro, quindi in compatibilità con quello che sono gli studi della fisiologia di queste aree. Mentre invece gli stessi soggetti messi con gli occhi chiusi a immaginare di uscire dal corpo, non succedeva assolutamente nulla. È difficile parlare di prove o di certezze. Da parte di molti studiosi c'è la convinzione che la nostra coscienza non termini con la scomparsa del corpo e continui ad esistere in un'altra dimensione dell'universo. Sta di fatto che la scienza moderna ritiene reali soltanto le cose che possiamo vedere, toccare, guardare, cioè quelle cose che entrano nella nostra esperienza. Ma sentiamo dal professor Facco il racconto di una di queste esperienze, qualcosa che difficilmente possiamo spiegare, perlomeno non con le nostre attuali conoscenze scientifiche. Una di una donna che si opera alle ovaie, che aveva una cisti ovarica, eccetera, c'è stato un errore chirurgico per cui hanno perforato
l'aorta, lei ha avuto una shock emorragico, trattata bene, guarita. Lei è uscita dal corpo durante la fase di emorragia cerebrale, ha visto quello che era successo e quando si è svegliata ha detto all'infermiera: ma cosa è successo in sala operatoria con l'aorta? Questa è rimasta interdetta, no? È scappata via e il medico si è arrabbiato pensando che qualcuno avesse fatto la spia di quello che era successo prima che gli raccontassero come le cose erano andate, no? Poi un altro caso abbastanza singolare, perché è un'esperienza di uscita dal corpo che è inconsapevole, no? Questo era un imprenditore, è nella sua azienda, si rompe l'aorta, ha un'emorragia massiva, chiamano il 118, lo portano in sala operatoria e di corsa a sirene spiegate. Vediamo dal punto di vista del paziente, lui è in studio nel suo ufficio che sta bene, a un certo punto buio, un buio totale, un luogo senza punti di riferimento ma con una pace profondissima, un benessere profondo. Dopodiché si sente portato giù come se fosse in ascensore e si trova in un corridoio di un ospedale, in cui vede due infermieri con una barella che corrono rimpazzata verso la sala operatoria e lui, senza rendersi conto, come gli altri, di un altro body spirit, ma cosa fanno quei due scemi che scappano così in quella direzione? E poi si è reso conto che c'era lui sulla barella. Dopodiché, operato, fatta l'anestesia, finisce l'esperienza durante l'anestesia e quando lui si sveglia racconta alla moglie: senti, vai a parlare col primario che ha lo studio qua al piano di sotto, la terza porta, gli ha dato tutta la logistica e le informazioni precise di un ospedale dove non era mai stato. Questo fa vedere come non tutti, ma una parte dei pazienti hanno cose che in tempo reale potrebbero essere anche verificate, e questa è una cosa estremamente intrigante, perché se uno in queste circostanze ha esperienze veridiche di quello che è successo e le può testimoniare, questo apre un capitolo che è una bella sfida scientifica alla loro interpretazione. Nonostante i racconti di esperienze di premorte riportati in tutto il mondo e in tutti i tempi, la scienza ha ancora molta strada da fare per comprenderli appieno. In fondo, studiare la mente umana non può essere paragonato allo studio della matematica o della fisica, in quanto la mente umana ha delle capacità ancora oggi sconosciute ed è capace di elaborare potenzialità che la scienza fatica a giustificare. Qui sull'isola di Pasqua abbiamo deciso per oggi di mollare le redini dell'eccessiva razionalità e comprendere i fatti con maggiore apertura mentale. Quindi speriamo che questa puntata vi abbia incuriositi e stimolati ad approfondire l'argomento. Noi ringraziamo infinitamente il professor Facco per averci fatto da cicerone in questo viaggio. Lo avremo nuovamente ospite per altri argomenti così affascinanti. Ma il nostro tempo per oggi purtroppo termina qui. Grazie per essere stati con noi e se vorrete ci vedremo giovedì prossimo su TV a Vicenza, sempre alle 17:30, per un nuovo viaggio da fare insieme. A presto!